Ciao a tutti amici di YouTube, bentornati. Come potete ben vedere, oggi continueremo Until Dawn. L'ultima volta, appunto, abbiamo assistito alla morte delle due sorelle e adesso ci ritroviamo di nuovo allo chalet per il mortiversario, come lo chiamo io. Allora, continuiamo. Negli episodi precedenti di Pensate che Until sia uno Dawn. scherzo un po' crudele. Anzi, Abbastanza. scemetta. Anna! Che succede? Dove va mia sorella? Era solo uno scherzo, Anna. Oh, Cristo santo! Per prima cosa, voglio dire che sono super contento di dare il benvenuto ai miei amici all'annuale vacanza invernale a Blackwood. Ci crediamo. Quello che voglio fare è passare del tempo con tutti voi. Voglio condividere momenti che non scorderemo mai. Se lo dici Anche tu, il Josh. ricordo delle mie sorelle. Devo andare da Sam. Figlio di puttana! E Non so così se ho sono fatto la finito scelta dietro. Ero accanto a giusta, Josh e così ci siamo di incontrati. farlo assistere mentre quei due si Effetto farfalla. abbracciavano, eccetera, eccetera. Vabbè, lo scopriremo solamente Questa giocando. montagna sembra Gelosia, più grande ogni volta che appunto. ci salgo. Davvero? Ma 9 forse ore senza togliermela. all'alba. Ok. Josh, il fratello di Anna e Beth, che sembra perennemente Dai, tu sei cresciuto qui, semmai ti ubriaco. sembra più piccola. Sì, forse hai ragione. Quando monterete qualche ripetitore per cellulari? Sono in astinenza. Se hai un milioncino che ti avanza, possiamo farlo subito. Ora che me lo dici, l'ho lasciato nell'altro giubbotto. Cioè, non lo so, tu possiedi una Ehi montagna ragazzi, e tutto bene la poi non hai il Sì, milioncino? beh, Vabbè. più o meno, ma è bello vederti. Che gli prende? Vediamo come li faccio schiattare tutti, tanto già lo so che farò sempre scelte Ehi, 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 errate. allora ci diamo da fare qui o cosa? Certo. Anche se cercherò di Quindi Matt e Emily stanno insieme, fare le giusto? scelte che Beh, farei nella quasi vita quasi. E reale. cosa ne Ecco, pensano Emily? vediamo un pochino Il cosa ne doppio esce Mike abbia fuori. già parecchia roba per le mani, capisci? Dannata sia la tua del cazzo. Ghiacciata? Ovviamente. Ci sarà un altro ingresso. Ci sono 1000 ingressi, ma sono tutti chiusi. Deve esserci una finestra che possiamo aprire, o qualcosa del genere. Aspetta, vuoi fare un'effrazione? Dubito si possa parlare di effrazione a casa tua, no? Non se non sporgo denuncia. Fai strada, capo! Ma Ehi, hey, Yes. ciao, Chris. Turbato, fiducioso. Facciamo turbato perché in effetti è Come stai? strana la Bene, a situazione. parte il freddo. E questo posto mi mette un po' a disagio. È un po' strano ritrovarsi qui, vero? Già. Abbastanza. Ok. Andiamo avanti. Non è che c'è qualcosa di sopra, vero? Non credo però. Vediamo se posso andare ad esplorare. Dai, madonna che sei lento! Salire le scale. Cioè, preferivo Ethan di Resident Evil 4. Ovviamente non c'è Nugaz. Scendiamo giù. Ashley era proprio carina oggi, eh? Insomma, a me non piace. Mi sa Lei è proprio di davvero una cessa. ragazza fantastica, sai? Sarebbe Dici? bello che si togliesse quel parca di dosso, sarebbe un vero spettacolo. Ma perché? Ma io non sono un pervertito, quindi direi protesta. Sì. È Ehi, la falla ragazza che finita, mi voglio piace, dire, quindi se non te da la fai tu, ciuttaio. magari potrebbe Cioè, che mi farci un piace, casino. che piace a Mike, la Chris. vuoi piantare? E Eh? infatti, ma che Volevo problemi solo hai, vedere se riuscivo a Josh? farti arrabbiare un po'. Sì. Senti, amico, dai un'occhiata. Simpaticissimo. Guarda queste splendide montagne. Vedi qualche genitore? No, voglio dire, riesci anche solo a immaginare uno scenario migliore, qualcosa di più incredibilmente erotico? Tu e Ashley, finalmente soli. Hai preparato tutto a dovere. Sei stato il perfetto gentiluomo. Ora metti a segno il colpo.
Ok, forse hai ragione, dai. Forse hai ragione. Sei un cacciatore, bello. Ma a me E non anche sono cura, di nessuno adolescente, ti cioè dà. guardate Non quanto è lasciarti da stempiato Chris, hanno la schiavo. Va bene, barba. ho capito, ho Ma capito. sono persone di oltre 20 anni. Allora, qual è la tua idea per entrare nella baita dei miei amici? Ehi, mica ho detto di avere un'idea. Sembrava che ne avessi una. Non mi deludere, capo, altrimenti quattro deliziose signorine si congederanno i coletti per causa tua e questo non è esattamente il miglior modo per combinarci qualcosa. Ben detto, a nessuno Magari tu piacciono glielo i quiz. scaldi. Bene, 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 abbiamo un Ok. pensatore. Buona idea. Sa. Spingi. Anche se non è quello che vorresti spingere. Spingi. Sai che ce la fai. Dai. Ok. Fai il Nathan Drake della situazione, Chris, dai. Arrampicati. Oddio, non mi sembra tanto in forma, Chris, è tanto agile. Ma dai. Sto bene. Ma che imbranato. Devo impegnarmi di più ai corsi d'arrampicata. Intendi ginnastica? Sì, l'arrampicata sulla corda. Oh, Che cazzo è niente. stato? Sono stato io. No, non credo. Tieni, usa questo. Ha rigato cos'è mas? Wow, un accendino. Oh, Chris, ho avuto una grande idea. Sì? Sicuro? E sarebbe? Ok, allora, sono quasi sicuro che ci sia del deodorante in uno dei bagni. Potresti usare quello con l'accendino. No, non ti seguo. A che ci serve uno stick di deodorante, Vuole Chris? fare Dai, non mi lanciafiamme? volete. Oh, sì, ora capisco. Lanciafiamme. Proprio come facevamo coi soldatini. Sì, li fondevamo. Basta puntare lo spray contro l'accendino e. Ciao, ciao, serratura ghiacciata. Bingo! Va Bene, bene, dai. adesso ci tu. Io devo andare a fare una cosa. Te la senti di Che cercare cosa devi altrove? fare, Josh? No, ma Devi lo farò. dirmi tutto. Buona fortuna, ragazzo! Beh, scusa, prima mi trascini qua una tua idea, Josh, e poi te ne vai, mi lasci così al buio con un accendino. Perché tu devi fare non so cosa, ma ti sembra normale? A me no. Cos'è? Un totem. Mi di quella. Vabbè. Insomma, stronza com'è, diciamo che quella. Oddio, ci sono i topi, attenzione. Pay attention. Vediamo cosa c'è qui dentro. Qualcosa che sbrilluccica di immenso. Un articolo di giornale. Allora, cosa Ex-custode abbiamo qui? condannato per incendio doloso giura vendetta contro la famiglia di un magnate cinematografico di Charlie Scott, caporedattore. Ok, menino visibilmente attento mentre la camera. Ok, vabbè. Qualcuno ha provocato un incendio nei dintorni. Vediamo se troviamo altro, Chris. Non si può andare. C'è qualcosa lì in fondo. Un quadro. È la famiglia. Non la famiglia Baker, però insomma. Dov'è che era carina Beth? Piaceva, peccato che è durata praticamente 0,0005 secondi. Schiattata subito, poverina. What the fuck? Che cazzo era? Infatti, apriti, sedano. Cos'è questo quadro? Ma che sono questi sussurri? Non torna indietro che non ho esaminato bene quella stanza. Vediamo cosa c'è qua prima. Ecco, infatti c'è qualcosa. È chiusa. Bene. Ciao Chris, molto divertente. Come hai capito che ero io?
Ma tu non dovresti pensare a sbloccare la serratura? Ok. Che coglione. Vabbè. Andiamo. Come che sbaglio alle 6 di pomeriggio? Vediamo cosa c'è qui. R2. Ma non capisco. Cos'è? Io ho premuto il pulsante, non succede niente. Non c'è corrente. Chris, dai, risolviamo la situation. C'è qualcosa qui. La foto. Foto ballo studentesco. Ecco, qui in foto Emily non è particolarmente brutta. Pronti per il ballo, Anna, Sam, Mike ed Emily. Poi dal vivo è una merda. Cosa devo fare? Cioè, boh. Mamma mia, come camminano sti tipi. Porco. Ma ce la fai? Che fastidio. Ma qui... No, qui niente. Entro qui. Ma io sono venuta da questo lato. Io non vedo un piffero, porca miseria. C'è il sole, ho il sole in viso praticamente. Dai. Qualcosa lì? Cosa col... No. Non vedo nulla. Andiamo su. Ma dai, mamma che sono lenti. Ho capito che sei solo con un'accendina. A parte che a quest'ora le dita le dovresti avere tutte, non lo so, cotte. Mi sto infartuando. Questa è una porta. E non si può andare. Va bene. Va benissimo. Dove aveva detto di andare Josh? Va in bagno e cerca il deodorante. In bagno. Messere, dov'è il cesso qui? Sono tutti questi rumori. Ecco, ecco, c'è qualcosa. Ah, puttana. Di... Ma che cazzo? Ma cos'era? Ci stiamo congelando le chiappe. Abbiamo capito, non è colpa mia se questo è lento. Grazie, grazie, grazie. Sarò qui tutte le sere. No! Cazzo! Quell'animale mi ha spaventato. Che cos'era? Stai bene? Però non ho capito cos'era. Un orso, una tigre. Sì, so. Vabbè. No, era solo un tenero cucciolo di ghiottone. Cucciolo? Ghiottone. Non preoccuparti, la grande ti passerà la paura. Ghiottone. Casa, dolce casa.
non la definirei proprio dolce. Grazie a Dio, siamo dentro. Anche se fa ancora un po' freddino qui. Accenderò il camino. Questo posto è sempre lo stesso. Nessuno ci è più venuto. E tutta la polizia che è stata qui? Non c'è stato tanto movimento ultimamente. No. Ma ciao, festaioli! Ehi! Ehi! Ciao, sculettatrice. Fai come se fossi a casa tua. Ok. Già, avanti. Mettiti comodo e prendi quello che ti pare. Tanto alla fine è quello che fai sempre, no? Wow, vacci piano, cowboy. Ti ho visto con Emma, sei lontano da Emily. Avverti o sfida? Avverti. Mike, stai lontano dalla mia ragazza. Ehi, ma di che parli? Stai lontano da Emily. Emily? E perché dovrei essere interessato a Emily? Perché l'hai abbracciata prima. Ok. Sì. C'è qualcosa che non va? Niente. Ho perso la testa. Sono solo stanco. Già. Beh, non perderla di nuovo. Ti piglia a pugni, coglione. È solo che non volevo, insomma, rovinare la serata. Fare qualcosa di sbagliato. Anche se, appunto, nella vita reale magari... A parte che non avrei fatto mai la scenata davanti a tutti. Oh mio Dio, ma che schifo. Infatti, guardati che schifo. Andiamo, non potrebbe essere più discreta? Tanto nessuno vuole la tua roba, tesoro. Scusa, hai detto qualcosa? Oh, forse il tuo troieggio era troppo rumoroso. Lol. Sembra che a qualcuna bruci essere stata scartata. Già, per te, come il mercato del bestiame, sei una vacca di prima scelta. Ti brucia proprio chiamare vacca Miss Homecoming. Ehi, stai mettendo tutti quanti a disagio, Jess. Sei invidioso? Emily è troppo frigida anche per te. Ehi, dai, perché? Senti... Vabbè, non me ne frega un cazzo di quello che penso. Almeno io penso. Media del 9. Stronza, ricordati di me quando darei via il culo per lavorare. Chi ha bisogno di studiare quando si hanno a disposizione tutte queste doti naturali? Ti prego. Non compreresti neanche un panino ammuffito con quel culo secco? Dici sul serio? Credi che sia un insulto? Questa stronza è fatta, o quasi. Mi sa che tutte e due. Sdrammatizza. Sdrammatizziamo. Emily, basta! Stai esagerando. Non c'è motivo di litigare così. Già, infatti, è iniziato perché lei. Perché ti metti a litigare per il tuo ex ragazzo? Eh? Basta! Non è per questo che siamo venuti qui. Questo non ci aiuta. Non è quello che volevo. Se non riusciamo ad andare d'accordo per 10 minuti, forse ci serve un attimo di stacco. Mike, perché non vai a vedere il capanno, quello di cui ti ho parlato? Sì, sì, ok. Ti va di andarci? Sì, ma senza quella puttana. Meno male che prima hai fatto lo scherzo per la tua amica Em. È finita. Già. Allora, Josh, accendiamo il fuoco? Dov'è la borsa? Eh? La mia borsa, quella piccola con i disegni rosa, quella che ho preso da Rodeo. Matt, mi stai ascoltando? Oh mio Dio, non ti ricordi? Accanto al negozio di scarpe italiane dove ho preso le stiletto e tu hai fatto cadere quell'espositore mentre sbavavi dietro alla cassiera. Cioè... Ma che problemi ha stava questa? Stava chiedendo del giubbotto di pelle che indossavo. Certo, le importava proprio del tuo giubbotto d'alta moda. Perché odi il mio giubbotto? Matt, mi serve la borsa. Oh mio Dio, vattela a prendere, zoccola. Pensi che io dimenticherei la borsa? Beh... Allora? Ma quanto è odiosa. L'avrai lasciata giù alla stazione della funivia. Dai, tesoro, torniamo subito. E poi potremo scaldarci. Sì, potremo scaldarci. Ok. Ok, andiamo. Ok, andrò a farmi un bagno. Ecco che già si dividono tutti, si separano, va bene. La cosa non va affatto bene, per essere. Scacciati. Approfittiamone. Per me va bene. Oh, quanto è lontano. Ma questo capanno, troia questo. Questo capanno è il nido d'amore più caldo e romantico che tu possa immaginare. Se ci arriveremo.
Oh, mi sento abbastanza fortunato. Gioca bene le tue carte e potrebbe anche essere... Ehi, pornodivi! Vi servono queste. Pornodivi? Pagherei per vederle. Che schifo. Scusate se vi ho buttati fuori così. Beh, un depravato porco questo. Sono certo che troverete un modo per passare il tempo. Mm-hmm. Tu divertiti con quegli sfigati. Oh, quasi scordavo. Bisogna accendere il generatore, altrimenti non vedrete niente. Ormai è buio. Ok, capito. Va bene. Josh stava flirtando con me. Ok, gli chiedo di unirsi a noi. Oddio, che sei schifo. Sei? Cosa? No! Beh, questa veramente è una troiona di quelli... Non lo so. Per me puoi morire ammazzata, te lo dico. Pensa che tu stai soffrendo da me. Perché guarda quanto sono troia. Ehi, tesoro, foto? Sì, ci stavo pensando. Perché no? Ok. Sì. Non so cosa ho fatto perché... Vabbè. Bel tentativo. La prossima volta scappo io. Beh, ok, ma non è facile tenere quell'affare e spostarlo avanti e indietro allo stesso tempo. Ok, andiamo, ho voglia di capanno. E voglia di... So io cosa hai voglia, tu. Che andiamo, vediamo se trovo qualche totem, non si sa mai. Tra l'altro prima abbiamo visto Emily in fiamme. Beh, ci sono io per questo. E come pensi di fare? Ho un paio di idee. Tanto tu sei ben disposta, Jessica. Emily è davvero stupida se pensa di riuscire a rovinare il rapporto che c'è tra noi. Se saremo fortunati, ci seguirà fin qui e sarà divorata da un orso. Vacci piano, d'accordo. E in effetti è stata un po' stronza, però... Tu le tiri fuori il peggio. Può essere. Gelosia epica. Cazzate. Ah. Il generatore. L'elettricità. Te l'aveva Josh, detto? Sì. Aveva proprio detto. Dov'è il generatore? Ah, il capanno. Il capanno. C'è un totem. Mike, non è che potresti sbrigarti con questo cavolo di Jenny. Ma cos'è, ti stai Jenny? Zitta. Infatti, cos'è il Jenny? Oddio. Mike, generatore. Ok. Ma quanto capito. Sei stupida. Ok, vediamo. Boom, bel colpo, Mikey. No, è molto difficile fare giustamente queste cose. Wow, sei un mago? Ah, yeah. Mike, c'era qualcuno alle tue spalle, non te lo volevo dire, ma ecco, ebbene sì, stai attento. Apriti, sesamo. Voilà, il cancello si apre. Lupin, ti chiamo d'ora in poi, guarda. Non male, vero? Sì. Davvero, è stupendo. Oh sì, ho un sacco di successi. Questa perché non va direttamente a fare la zoccola, almeno guadagna pure qualcosa. Sei emozionato?
Perché a vederti non sembra. Adesso sono proprio su di giri. La nostra è come un'avventura con un po' di sesso. Che questa pensa solamente a scopare Mike. Cos'è? Per Anna e Betty. Pensavo avessero ripetuto. Beh, non hanno mai chiuso l'indagine. Ok, adesso ho i brividi. Rispettoso, cosa ricordi? Rispettoso. Beh, dovunque siano, sono sicuro che sono felici di sapere che le pensiamo. È una cosa molto bella da dire. Grazie, a differenza tua, che sei solamente zoccola. Tra l'altro lo scherzo è pure opera tua, quindi... non vorrei dire... neanche un po' causa tua se sono morte. Che cazzo era? Hai sentito? Ho sentito... qualcosa. Sì. Ecco un altro Valentino Rossi sotto casa mia. Cazzo. Non so se arriveremo al capanno con il sentiero bloccato così. Oh, non ho nessuna intenzione di tornare alla baita per bermi una cioccolata calda insieme a Emily. Jess! Cazzo! Ehi, Jessica! Sì? Ehi, sto bene. Porca troia, mi è preso un colpo. Credi che io mi sia divertita? Ah. Non ti sei fatta male, vero? Che io sappia, ho ancora tutti e sette i miei arti. Bene, vuoi uscire? Sette. Non lo so, qui sotto non vedo quasi niente. Cauto, spingi il carrello. Pure faccio l'eroico, salto giù. Ok, vengo io da te, stai ferma. Tesoro, mi aiuteresti a spostare il carrello? Bene. Dammi una mano a spostarlo, dai. Non era così che ci immaginavo a sudare insieme. Bella battuta, Mike. Per fine piallata dal carrello. Beh, sicuramente non è stato il tipo alle mie spalle, perché questo posto mi fa venire i brividi. Ma ci sono scale. Posso offrirti un po' di sostegno e di sicurezza? Vediamo cosa c'è qui. Per dopo, fustacchione. Ma basta, ma si gira sempre a quello, pensano. Ma che palle. C'è un totem. Totem fortuna. Mi dispiace Jessica, ma farei una brutta fine. Poi loro non si chiedono nulla, che boh, vedono sti totem, sei visioni. Vabbè, non si fanno qualche domanda? No, eh? No. Ancora Valentino Rossi. Cosa c'è? C'è qualcosa. Vedo. Mi dice ho trovato simbolo mistico. Questo posto sembra antico. Che cos'è?